Un nuovo parcheggio coperto per Arezzo. Da mercoledì il multipiano di via Mecenate diventa una realtà. Stamani presentazione alla stampa prima del taglio del nastro. A realizzare la struttura è stata l'ATAM, legittima la soddisfazione del presidente Falzini. I 476 posti sono dislocati in tre piani, 0, 1, 2. Il parcheggio penso che è un fiore all'occhiello per la città di Arezzo, anche per la tecnologia che gestisce l'automazione, che gestisce il parcheggio stesso. In più all'ultimo piano c'è un impianto fotovoltaico che garantisce la quasi autonomia del parcheggio stesso. E importantissimo sono le tariffe che vengono applicate per gli utenti. Per l'assessore alla mobilità Banchetti, Arezzo diventa una città con una valenza più europea. Credo una città moderna, stiamo diventando una città che assomiglia sempre più alle città del centro-nord europeo, quindi credo che questo sia molto positivo e questo parcheggio dia un contributo significativo ad andare in questa direzione. Franco Dringoli, assessore ai lavori pubblici, sottolinea un altro aspetto importante. È un parcheggio che si presenta particolarmente favorevole per la fruizione da parte dei pendolari, in particolare dovranno usufruire anche del servizio ferroviario. Nella sua sintesi, il sindaco Fanfani completa l'analisi. Coloro che arrivano in città da tutte le varie direttrici, dalle varie vallate, avranno la possibilità di trovare dei parcheggi comodi e accoglienti nel loro corso. Questo porterà nel tempo, ma in maniera sempre più progressiva, alla chiusura del centro storico, perché come tutte le città europee i centri storici devono essere conservati alla fruizione pedonale.